Benvenuti nel nostro spazio di approfondimento. Oggi parliamo di un tema sicuramente molto interessante, che è la moda. Ma ci aggiungiamo qualcosa, la moda a Torino. Poco prima di iniziare questa trasmissione, parlavo con il nostro ospite che vi presento subito, si chiama Luciano Zagarrigo ed è il vicepresidente dell'associazione T-Moda. Benvenuto. Buongiorno. E che ci presenterà una manifestazione che si chiama Torino Fashion Week, ovviamente a Torino e ovviamente si parla di moda, e lui stesso mi raccontava, insomma, che in qualche modo la moda è nata a Torino all'inizio del 1800. No, nel 1911. Per il 1900. Esposizione universale del 1911 è stata la prima volta nella quale c'è stato un padiglione di questa esposizione universale interamente dedicato alla moda. Le dicevo anche che le cronache dell'epoca raccontano che la prima donna in pantaloni, una jupe culotte di uno stilista francese, è apparsa a Torino e si dovette rifugiare per evitare gli improperi delle persone, si dovette rifugiare in una profumeria di Piazza Carlo Felice, proprio per scappare. Quindi vicino a Porta Nuova, quella zona lì. Porta Nuova. Quindi per questo pensate quanto sia interessante, appunto. Quindi Torino ha un ruolo importante nella moda, o meglio, l'ha avuto. Poi naturalmente altre città italiane sono considerate la capitale della moda, ma Torino prova a ritrovare almeno parte di questo ruolo, sicuramente grazie anche a questa manifestazione dal 27 giugno al 3 luglio. Quindi la moda protagonista a Torino con un'ottica particolare, avete fatto una scelta ben precisa. Sì, abbiamo fatto una scelta ben precisa. Credo che Torino oggi sia conosciuta come la città della sperimentazione in tutti i campi, e quindi anche in questa prima edizione, noi amiamo dire edizione zero della Torino Fashion Week, ci auguriamo che naturalmente seguiranno moltissime altre edizioni. Noi abbiamo voluto dare una nostra connotazione particolare a questa manifestazione. Non volevamo confrontarci o scimmiottare altre Fashion Week, sia italiane che straniere, sia perché hanno una loro identità particolare, un loro DNA dovuto anche ad un discorso storico, certo, nel senso che sono in pista da moltissimi anni. Noi invece abbiamo e dedichiamo la nostra Fashion Week agli stilisti emergenti, a tutti coloro, e a Torino ce ne sono tantissimi, ma non soltanto a Torino, a tutti coloro che lavorano, hanno sempre lavorato nel campo della moda, magari hanno lavorato per grif importanti italiane e straniere, ma non hanno potuto esprimere la propria creatività andando a presentare dei capi di collezione loro. Quindi magari hanno espresso la creatività, ma non a nome loro. Quindi, certo, insomma, ma hanno espresso una creatività che nessuno sa che è loro. Noi invece in questo, grazie alla Torino Fashion Week, possono dare possono esprimere pienamente quella che è la loro creatività. Devo dire che noi non abbiamo neanche dato un tema, nel senso che quest'anno è tema libero, certo, ognuno può far sfilare i capi di abbigliamento che vorrà, quindi invernali, estivi, costumi da bagno, se ne vedranno di tutti i colori, ed è un modo per farsi conoscere al grande pubblico. Diciamo che tutte le sfilate già oggi dovrebbero essere al completo, poi comunque vi spiegherò come per poter assistere. Comunque non abbiamo voluto dare un tema, e una cosa che ci tengo a dire è che si tratta di stilisti emergenti, non per forza lo stilista emergente è uno stilista giovane, nel senso che possono esserci gli emergenti anche tra chi non è più giovane, alla mia età per esempio, e ha sempre lavorato nel campo della moda, ma non è mai uscito. Sì, in realtà anche l'ha già rimarcato, lo diciamo ulteriormente, emergente non vuol dire improvvisato. Parliamo di professionisti, cioè non è qualcuno che mi piacerebbe tanto farlo. No, assolutamente. Parliamo di professionisti, di artigiani. Ripeto, Torino è una città in grandissimo fermento dal punto di vista moda. Noi in questo anno e mezzo più o meno di organizzazione di questo evento abbiamo incontrato, selezionato insieme ai nostri direttori artistici, come lo IAD, come la CNA, la Confartigianato, la Camera di Commercio, tantissimi stilisti, e abbiamo visto che c'è un grosso fermento, abbiamo una grossa creatività, una
ricerca dei tessuti nuovi, veramente delle cose estremamente interessanti che io sono certo che nel corso delle 7 sfilate, tutto il pubblico potrà ammirare e rendersene Ecco conto. appunto, poi dopo spieghiamo anche un attimo che cos'è l'associazione T-Moda, però appunto, andiamo un po' nello specifico, così uno dice va bene, bene, interessante, ditemi cosa posso fare, cosa posso vedere, ecco. Allora, le sfilate saranno appunto alle officine MRF di Corso Settembrini a Torino, è la vecchia Fiat, Sì, niente di più certo. che una parte piccola ma enorme, in realtà di quella che una volta era la Fiat Mirafiori, e abbiamo scelto questa location per creare un ideale ponte di collegamento tra quella che è stata l'industria a E anche Torino l'innovazione, fino la a poco ricerca, tempo l'innovazione, fa, certo. e la moda, che Pensiamo in quel speriamo modo. sia una delle Sì. nuove tendenze, un nuovo punto di partenza per Torino. Le sfilate saranno 7, una al giorno, cioè una in realtà saranno 7 giorni di Sì. sfilate, ogni giorno avrà un certo numero di fashion designer, così Certo. si dice, che sfileranno. Indicativamente saranno 7 stilisti per ogni serata, ma ci saranno delle serate come quella, per esempio, dedicata agli ospiti stranieri, quindi ai fashion designer stranieri, che dovrebbe avere un numero maggiore, mi sembra 15 addirittura stilisti che sfileranno con i loro capi. Ovviamente non soltanto stilisti intesi come creatori di abiti, ma anche accessori, quindi dalle scarpe alle borse, ai cappelli, alle collane, agli orecchini, insomma, Certo. un po' tutto. Gli orari saranno indicativamente dalle 9 di sera alle 11, questo per i giorni dal lunedì al giovedì. Il fine settimana gli orari dovrebbero essere dalle 6 del pomeriggio alle 9, alle 8, alle 9, insomma, alle 8, alle 9. Comunque tutto segnato sul sito, che è www.torinofashionweek.it. Su quel sito ci si può accreditare, c'è una finestra che dedicata a chi vuole partecipare come pubblico a queste sfilate, dove ci si può accreditare lasciando i propri dati e scegliendo anche la giornata nella quale si vorrà partecipare come pubblico, e si riceverà poi una mail di Di conferma. conferma. Mi dicono che I posti. i posti sono limitati per modo di dire, nel senso che noi abbiamo circa 500 posti a Sì. serata, ma mi dicono che abbiamo più richieste Bene, bene, di molto quanto bene. sono i posti, e questo è una bella cosa ed è un buon auspicio Certo. affinché questa manifestazione possa riuscire così come Certo. ci auguriamo. Siamo in chiusura, brevemente, che cos'è T-Moda? T-Moda è un'associazione che abbiamo creato insieme a Claudio Azzolini, che ne è il presidente, e a Luigi Silvestro, nata apposta per riportare la moda dove la moda è nata, dove la moda Quindi è insomma questa nata. è la mission, Questa è come la si mission, dice, assolutamente, dopodiché questo è il primo passo. assolutamente, Bene, allora esattamente. in Ci bocca al auguriamo. lupo alla moda Grazie, torinese, gentile. innanzitutto, naturalmente anche a voi, ma diciamo anche Assolutamente. a questi stilisti emergenti che appunto necessariamente sono, né, non sono necessariamente giovani, sicuramente non sono impreparati o Assolutamente. improvvisati, e in bocca al lupo, quindi sperando che veramente anche questo possa essere una nuova frontiera per Torino, o meglio una ritrovata frontiera per Speriamo, Torino. Grazie, auguriamoci. allora dal 27 giugno al 3 luglio Torino Fashion Week. A presto. Grazie.